Io non ci sto. Io non ci sto, ragazzi. Avete presente la partita col Cagliari dove ho fatto il video sfogo? Quello era niente in confronto a questo. Quello era niente in confronto a questo. Due uomini in più. Tra l'altro, giocavi con un uomo in più dal 45esimo. Hai giocato tutto il secondo tempo con uno in più. E a 30-25 minuti dalla fine, il Bari addirittura era un altro uomo in meno. Hai giocato 9 contro 10, 9 contro 11. 9 contro 11. Tra l'altro, poi, tra l'altro, Menez poi si è fatto pure male e praticamente manco correva in campo. Quindi tu giocavi 8 contro 11, stavi giocando in 8 contro 11. Non vi ho nemmeno salutato, ragazzi. Ciao a tutti, un bacio a tutti, ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like al video. Ragazzi, cioè che dimmi altro? No, vi giuro, faccio il video all'impiedi. Veramente, faccio il video all'impiedi. Fatemi alzare perché però, faccio il video all'impiedi. Faccio il video all'impiedi. Allora, voi mi dovete spiegare intanto perché Di Mariano tira il rigore. Voi dovete spiegarmi perché Di Mariano tira il calcio di rigore. Cioè, Matteo Brunori, a me di Brunori, se l'anno scorso si è mandato 27 rigori, non me ne frega niente. Brunori è il rigorista, ok? Non mi risulta che Di Mariano da quest'anno sia il primo rigorista, ok? Quindi perché si è messo a battere Di Mariano? Lo batte Brunori, sbaglia, amen. E lui rigorista? Boh, non mi interessa. Ma se il rigorista è Brunori, perché batte Di Mariano? Cioè io vorrei capire perché batte Di Mariano. Io veramente non capisco questa cosa. Cioè a me queste cose mi urtano. È successo l'anno scorso pure con l'Inter. Non mi ricordo cos'è con chi doveva tirare, ha tirato un altro. Boom, rigore sbagliato. A me, io voglio avere un rigorista. Poi se il rigorista se lo mangi il rigore. Amen. Amen, capita. Ma se deve tirare un altro che non è il rigorista e se lo mangia, mi giro i coglioni. Ragazzi, poi tra l'altro abbiamo segnato a un minuto dal centesimo. Gol annullato giustamente per millimetri, ma annullato. Ma ragazzi, qua non ce n'è alibi. Cioè non ce n'è alibi. Ah, sfortuna, non sfortuna. Ma sfortuna di che è sfortuna? Sfortuna di che cosa? Sfortuna? Che hai giocato praticamente tutto un tempo con un in più e hai giocato l'ultima mezz'ora con due uomini in più. Ma stiamo scherzando o diciamo vero? Ma stiamo scherzando o diciamo vero, ragazzi? Cioè, perché qua veramente non, forse non ci capiamo qua. Cioè, no, io posso accettare. Cioè, ragazzi, giocavamo, vi giuro, quando eravamo 11 contro 11 giocavamo meglio. In impostazione giocavamo meglio. Cioè, mancavano 10 minuti. 10 minuti, eravamo con due uomini in più e invece che prendere palle e buttarla in mezzo, vedevo Lucioni in difesa, Lucioni che se la passava con i compagni, con Gomez, cioè, ma butta in mezzo quella palla, butta! Ma che perdi tempo? Che tempo perdi a fare? Che stai vincendo? Che perdi tempo? No, raga, io veramente, altro qua che sfogo! Cioè, ragazzi, se questo è l'inizio, veramente, quest'anno ne vedremo delle belle. Cioè, se questo è l'inizio, questo è solamente l'antipasto. Cioè, quest'anno veramente ci perdo la salute col Palermo. Cioè, quest'anno, cioè, sono arrivato oggi, dopo comunque la partita col Palermo, che abbiamo preso un gol. L'avete visto comunque il video sfogo? Se non l'avete visto, andatevelo a recuperare. Però dico, ok, dico col Cagliari, squadra che è salita in Serie A. Comunque, l'anno scorso in Serie B non c'è stata differenza, cioè, non c'è stato proprio confronto con il Cagliari, è stato nettamente superiore. È stato nettamente superiore, e lo posso accettare. Però. Il Bari è comunque sulla carta più forte, secondo me. Però comunque, oggi c'erano i nuovi acquisti. C'era Vasic, c'era Insigne, c'erano altri giocatori. Però ragazzi, cioè, e sei un uomo in più e non fai niente. E sei due uomini in più e non fai niente. E Menezes si fa male e praticamente giocavi in 8 contro 11 e non fai niente. No, raga. Lì mi incazzo, ragazzi. E scusatemi, scusate ragazzi il francesismo, però perdonatemi. Cioè, abbiate anche voi un po' di pazienza. Cioè, immaginate la vostra squadra che è due uomini in più da mezz'ora dalla fine in poi, mezz'ora senza contro il recupero. Perché poi c'è stato tutto il recupero, quindi praticamente andiamo a 40 minuti dove tu hai giocato con due uomini in più e non butti va. Poi ragazzi, il nostro gioco è sempre lo stesso. Il nostro gioco, ragazzi, mica cambia. Mica cambia il nostro gioco. Palla agli esterni. Esterni che devono fare qualcosa. Palla dentro, pregando il Signore che qualcuno faccia gol. Perché ragazzi, è questo. Poi parliamo in modo soggettivo, cioè parliamo in modo individuale. Di Mariano, scandaloso. Ragazzi, Di Mariano, ragazzi, non può circolare.
A me si è fatto bene con altre squadre, ha fatto salire in Serie B, in Serie A, in Serie D, in Serie C, altre squadre, a me non interessa. Di Mariano, impresentabile. Saric che entra al posto di Di Mariano a fare esterno. Cioè, ragazzi, Saric stava sull'esterno. Ma Saric, ragazzi, non sa fare nemmeno il centrocampista e voi me lo mettete sulla fascia? Cioè, fatemi capire. Cioè, voi mi mettete. Cioè, Saric non sa fare il centrocampista e voi me lo mettete sulla fascia. Che non ha fatto, ragazzi, non ha fatto un cross buono. Vi giuro, io l'ho contato, ha fatto 8-9 cross da quando è entrato sulla sinistra. Ragazzi, non ha messo un cross in mezzo buono. Faceva cross bassi sul primo palo, dove c'era il giocatore del Bari che spazzava. Vi giuro, raga, non ne ha fatto uno, non sto scherzando, non ne ha fatto nemmeno uno. Valente, ragazzi, molto limitato, limitato, poverino, ci prova. Finte, finte, poi alla fine si accentra col sinistro, palla in mezzo, anche lì un cross azzeccato non l'abbiamo fatto. Poi il gol annullato per fuorigioco millimetrico, che ripeto, ci sta. Ma tu, ragazzi, con due uomini in più, dal settantesimo in poi, tu non puoi non segnare. Tu non puoi. Cioè, ragazzi, noi non abbiamo fatto una trama di gioco con due uomini in più. Cioè, voi dovete vedere, ragazzi, la partita. Cioè, noi recuperavamo palla agli esterni, pregando, ragazzi, gli esterni dovevano dribblare, e poi palla in mezzo. Cioè, ma tu due uomini in più puoi non creare un'occasione offensiva e pericolosa con due uomini in più. Cioè, ragazzi, in questo momento io non avete idea di quello che farei, di cosa spaccherei in questo momento. Ma potrei veramente fare delle cose che non dovrei fare. E questo è solo l'inizio. Questa è la prima. Se io avessi pareggiato col Bari, 11 contro 11, avrei preso, me lo sarei preso e me lo sarei portato a casa. Posso capire anche perdi col Bari, 0-1, 1-0 in casa. Ragazzi, il Bari per me è superiore. Per me il Bari è superiore. Lo accetto, lo accetto. Lo accetto, ma no, due uomini in più con Menez che a 10 minuti alla fine si fa pure male, manco camminava più. Quindi niente, è come se tu stessi giocando 8 contro 11 e tu non me ne riesci a buttare dentro. Ora non me ne fotte niente a me del gol annullato. Avevo esultato come un pazzo, sì, raga, ma rimaneva sempre l'obbrobrio, perché questa sera, ragazzi, è un obbrobrio di partita. Stasera è un obbrobrio. Io stasera mi vergogno. Io questa sera mi vergogno. Perché veramente, ragazzi, non vincere in 9 contro 11 per più di mezz'ora, io lo dico, io mi vergogno, ragazzi. Io mi vergogno. Ora mi siedo perché, ragazzi, sono tutto sudato, sono di un nervoso e voi non avete idea. Sono, ragazzi, di un nervoso e voi non potete nemmeno capire. Ripeto, se questo è l'inizio, ragazzi, oggi, cioè quest'anno, veramente, proprio, siamo partiti con dei presupposti che già alla prima mi avete smontato, però voi lo sapete, io non do mai giudizi affrettati. Però ragazzi, 9 contro 11. 9 contro 11 mi arrabbiano un poco. Vabbè così, va bene così, ragazzi. Cerco di prenderla col sorriso, perché in questo momento il nervoso che ho dentro voi non avete idea. Voi non avete idea. Intanto penso che sta maglietta sia da lavare, cioè proprio da disinfettare con l'acido. Cioè, raga, sono tutto sudato. Va bene così, ragazzi. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella ragazzi, e sempre Forza Palermo.